Cari telespettatori, ben ritornati. Questa volta parliamo di un argomento molto interessante, più volte sollecitato anche in passato da parte vostra. Parliamo di olio d'oliva, di produzioni importantissime non solo per il nostro paese ma anche per il nostro territorio. Lo facciamo con un super esperto che ha le mani nell'olio e che forse già vi ricordate di aver conosciuto. Ben ritornato qui con noi in studio Daniele Salvagno, grazie di essere qui con noi. Presidente Olio Redoro SRL, un'azienda della zona del Lago di Garda molto conosciuta, presidente consorzio Olio Veneto DOP, Valpolicella, Colli Iberici, Colli Euganei e del Grappa, non ho saltato niente, nessuno, No, no. e poi presidente Coldiretti Veneto, l'unico qualificato. Buongiorno a tutti. Ben arrivato. Allora, presidente, in quale veste Beh, se incominciamo? si parla di olio, parliamo di olio. Parliamo di olio, infatti, no, dopo magari faremo anche dei quadri su altre Sì. situazioni, assolutamente. Ma prima raccontiamo un po' della sua realtà, della sua azienda, della sua storia, che è anche piacevole, e le persone sono Certo. sempre curiose di sapere il dietro le quinte, il grande fratello, no? Che si cela dietro un volto. Allora, tenete presente che l'azienda Redoro, di cui rappresento, siamo una famiglia e produciamo dal 1895 un olio di estrema qualità. Se per qualcuno era una moda, oggi invece per noi facciamo solo 100% italiano, solo denominazione d'origine protetta e garantita e anche biologico. Ecco, 1895. sì. Come mai questo è così indietro nel tempo? Cioè, come è stato l'inizio di Ma questa storia? perché bene o male le aziende sono specializzate o nel seminativo o nella frutticoltura, noi vite e olivo, perché siamo a nord di Verona, nelle zone collinari, ed è un po' l'olivo, sempre stata una pianta che vive bene nelle zone marginali, dove non si poteva piantare la vigna, si piantava l'olivo. Ecco, invece nelle pianure si pianta seminativo perché dà una certa È resa. importante dirlo perché c'è una storicità nella produzione, a parte la peculiarità della zona che favorisce certe produzioni, certe coltivazioni, no? E poi abbiamo una delle problematiche che l'olivo teme la nebbia e quindi si adatta perfettamente nelle zone collinari dove vediamo arrivare la nebbia ma non va a toccarla. Essendo sempre verde, la nebbiolina arriva sulla foglia verde, gela nel periodo notturno e quindi fa dei danni all'olivo. Quindi è per quello che gli oliveti li vedete quasi principalmente sulle colline. Quindi certi cambiamenti climatici in certe aree del nostro territorio possono danneggiare anche l'olivicoltura? Sì, direi che questo innalzamento climatico fa in modo da poter cambiare anche le origini e i luoghi dove una volta un vigneto nessuno si sognava di piantare sopra i 700 metri, invece oggi ci sono dei bellissimi impianti anche a quote più elevate. E escursione notturna rispetto al giorno ti dà anche un aspetto di profumi e aromi molto importanti, lo stesso anche per l'olivo. E poi noi ci allarghiamo un po' a macchia d'olio, come si dice, e quindi cerchiamo anche di scendere nelle valli per fare in modo che dove di solito non arrivava la nebbia, in questo momento qua non c'è più perché c'è un riscaldamento del suolo superiore, quindi l'olivo si adatta bene. Infatti, la zona del Garda è una zona dove l'olio d'oliva e quindi le produzioni, gli olivi, che caratteristiche hanno? Beh, teniamo presente che solo nella provincia di Verona abbiamo due denominazioni d'origine, il Lago di Garda, quindi il Garda DOP per quanto riguarda la zona lacustre, e poi è fatto con il Casaliva principalmente, che è una varietà del territorio, che si chiama Rasara, Casaliva, insomma, ecco. E invece poi nella zona della Valpolicella, quindi nella zona del vino Amarone, sono sette vallate che guardano Verona e abbiamo il Grignano e il Favarolo, due varietà che abbiamo inserito all'interno del disciplinare di produzione e che identifica una peculiarità della DOP. Poi, essendo dei bravissimi produttori veneti, abbiamo pensato anche ai nostri fratelli, non dico minori, anzi, ma dove la produzione è concentrata nel veronese per un 70%, ma non potevamo tralasciarlo. Quindi il Veneto ha abbracciato anche i Colli Euganei, dei Berici e del
Grappa fino ad arrivare alle colline di Treviso, Castelfranco e Vittorio Veneto. Ecco, Bassano, Marostica e perché no anche nella zona del Abano e Montegrotto, dove sono delle zone splendide di olio. Infatti c'è tutto il parco anche degli Colli Euganei, però anche sui Berici effettivamente. Le olive, anche qui, che caratteristiche presentano, quindi rispetto a un olio del Garda, rispetto all'olio toscano oppure quello della Puglia o della Sicilia, che caratteristiche ha per un consumatore che non è troppo esperto, però vorrebbe sapere certo quello che mangia? Allora, intanto c'è stato un cambio generazionale di quello che era la cultura dell'olio. Una volta le olive si lasciavano maturare sulla pianta perché dessero un po' più di resa, invece oggi si predilige una raccolta anticipata, quindi l'oliva leggermente verde, ha il giusto cambio del colore, si chiama invaiatura, è proprio il giusto cambio del colore, e lì otteniamo degli oli profumati, freschi, floreali, dove il sentore di foglia, di erbaceo è importante, quindi un olio giovane, direi. Ecco, vorrei dire che il gusto del consumatore sta cambiando perché vuole sentire il profumo dell'olio, che non sia troppo coprente sul piatto, perché deve sentirsi il piatto stesso che andiamo a saporare, però questa nota di erbaceo, di fragranza, di olivo, penso che sia un valore inestimabile, perché teniamo presente che l'olio è un esaltatore di profumi. Se voi vi fate una lasagnetta col tartufo e ci mettete un filo di olio, il tartufo prende forma e prende. Sono i grassi che. Assolutamente sì, e porta all'esaltazione uguale per i porcini, uguale per anche una buonissima caprese con la mozzarella, pomodoro e basilico. Mettete un filo di olio, ma mettetelo buono. Ecco, lei fa parte della nuova generazione. Abbiamo visto anche nell'immagine che comunque è comparso suo padre, che diciamo uno dei capi fondanti, no, dell'azienda. Era lo storico, il cavalier Mario Salvagno, era il papà fondatore, ed è nato Re d'Oro dall'incrocio dei due nonni, Regina e Isidoro. Re d'Oro, un marchio importante che poi si identifica col manichino, con la bottiglia originale, come quella di una volta, dell'acqua di Vichy. Sì. È stato creato il manico proprio per non farla scivolare, perché era usanza, guai, spaccare una bottiglia di olio. Allora abbiamo creato il manico da prenderla e portarla al tavolo direttamente. E questa è poi stata l'emblema anche del nostro Veneto, dove la ristorazione è stata molto attenta e ha portato in tavolo la bottiglietta col manico per servirla al tavolo. Io mi ricordo sin da ragazzo che c'era le oliere con l'olio e l'aceto che aveva lo stesso colore, tutto bianco, perché si utilizzava magari gli oli di seme al posto degli oli d'oliva. Lì è stato fatto un grande lavoro di informazione, di importanza di quello che è l'olio a tavola, a crudo, e oggi non c'è un ristorante che non ti presenta un olio a denominazione d'origine, un olio biologico piuttosto che un olio 100% italiano, ma questo è quello che faccio io nel mio campo, e questo penso che sia il vero valore aggiunto del settore olivicolo. Ecco, infatti volevo proprio chiederle questo, della nuova generazione, il passaggio in oltre. Adesso si parla tanto di cucina di alto livello, quanto gli chef, che sono poi personaggi veramente conosciutissimi, programmi di enogastronomia, di cucina, di alta cucina, sono seguitissimi, cioè hanno veramente un seguito pazzesco, condizionano le produzioni anche in ambito dell'olio d'oliva, perché lei ha accennato prima al discorso dell'esaltazione dei piatti, dei sapori, dei gusti, ma è cambiato il modo di mangiare, sta cambiando radicalmente proprio con queste proposte, queste ricerche in ambito della cucina. Vero è che adesso l'oreca, quindi il settore ristorazione, è un po' in crisi, però è vero altrettanto che a casa molti si stanno cimentando in una cucina diversa, salutista. E allora, voi che cosa, questo input è passato? Sì, è passato, e direi che questa è la nuova generazione del mangiare, non tanto per alimentarsi, ma per il piacere di sentire i profumi, gli aromi, e quindi l'olio non è più un condimento, ma è un alimento che, messo all'interno di un piatto, mi diventa la ricetta del piatto stesso. Quindi voi tenete presente che se noi utilizziamo un olio più delicato, mi esalta un lavarello di lago con un pesce, con
un pesce bianco. Se io vado a prendere una tagliata di carne rossa, prediligo un olio leggermente più fruttato, più intenso. Ecco, mi pare che questo insegnamento di questi grandi chef e la scuola di pensiero che si sta portando avanti, per ogni piatto un olio dedicato. Noi direi che dobbiamo stare attenti che non ci sia un'influenza per le lobby di vendita, nel senso che dobbiamo cercare di mantenere l'origine del prodotto. Cioè, che rischio c'è? Spieghiamolo per una ditta di lavori. C'è il rischio che magari pur di spingere un marchio non si va a guardare cosa c'è dietro questo marchio. Oggi l'italianità è paragonabile al 10% delle grandi marche. Noi facciamo 100% solo italiano, ma molto spesso certe marche non portano la dicitura 100% italiano e quindi magari sono miscele di oli comunitari. Questo non va bene. Perché? Perché perdiamo la nostra originalità, la nostra saper fare l'olio in Italia. Ecco, ma perché appunto è vero, si trovano oli comunitari e allora uno dice, ma che, se è comunitario, che differenza dovrebbe avere rispetto a quello nostro? Strano, noi siamo comunque nella comunità europea, comunque, perché vabbè, se viene dall'estero, estero nel senso extra comunità, extra UE, potrebbe avere dei problemi nella produzione, lo si sa, ma nel momento in cui entra non dovrebbero esserci preclusioni, spieghiamolo bene. Allora, quindi... non ci sono preclusioni, però sono dei prodotti completamente diversi. Tenete presente che nel territorio italiano c'è il massimo della garanzia della sicurezza alimentare. E i limiti dei pesticidi sono i più bassi al mondo. La sicurezza alimentare anche nei controlli sono veramente a un livello altissimo e quindi una sicurezza importantissima che diamo al consumatore. Su qualsiasi prodotto che viene coltivato in Italia, su quello che viene dall'estero oggi non hanno gli stessi nostri parametri. Anche in Europa? Assolutamente sì. La Spagna non ha gli stessi nostri parametri, non hanno i nostri limiti. Pur essendo in Europa. Questo e quindi cosa vuol dire? Sconvolgente. È una concorrenza sleale, trasparente, che non si sa. Legalizzata. Tenete presente che le olive vengono raccolte a volte in certi paesi, vengono raccolte da terra perché non hanno i mezzi per poterle raccogliere dalla pianta. La tecnologia, che è tutta italiana nel settore olivicolo, quindi i macchinari proprio, che sono, siamo veramente, abbiamo la fortuna di avere un'industria olearia all'avanguardia e non hanno i mezzi per poterla molire in tempo reale, quindi è un po' come una mela. Viene conservata? Una mela nel momento in cui si coglie deve essere mangiata subito, se io la faccio cadere per terra si ammacca e diventa poi marcescente, no? Ecco, lo stesso per l'oliva deve essere raccolta dalla pianta e lavorata in giornata, questo è fondamentale per ottenere un olio di altissima qualità. Questo non avviene in certi paesi dove ci sono dei climi troppo caldi, dove non c'è tecnologia, dove l'oliva cade per terra e la raccolgono con i rastrelli. Non possiamo permetterci di dire che è la stessa qualità. Ecco, quindi potrebbe essere sempre un olio extravergine, ma che non ha niente a che fare con un'origine 100% italiano, dove abbiamo una miriade di olivicoltori che raccolgono direttamente dalla pianta, aspettano il giusto grado di maturazione, la portano al frantoio vicino a casa per ottenere questo elisir di lunga vita, che l'olio non deve essere, come dicevo prima, né condimento né alimento, ma bensì un tocca sano per la nostra salute. Ecco, il tuo messaggio, bravissimi, valorizziamo questo grande prodotto veneto che ci onora in tutto il mondo, soprattutto quello del lago di Garda. Dice bene questo signore, vuol dire che è un grande appassionato della nostra cucina, ogni zona che vai, olio che trovi, e la cucina è veramente, vorrei dire regionale, ma provinciale anche, ogni piatto ha il suo prodotto. Quindi i prodotti tipicamente veneti andrebbero conditi con quest'olio, viceversa quando vai in un'altra zona d'Italia ci sono sapori diversi, punti di maturazione del prodotto stesso, cioè il pomodoro giù è diverso rispetto al pomodoro valorizzato. Infatti se voi andate in Toscana e assaggiate una ribollita ci sarà un olio leggermente importante, sostenuto di profumi e aromi, perché deve coprire il sapore della ribollita stessa, della pasta e fagioli. Ma
se venite sul lago di Garda troverete il lavarello di lago, classico e tipico pesce di lago, dove ci deve andare un filo di olio elegante, pulito e perché no, profumato al punto giusto per esaltarne il piatto stesso. Ecco, adesso vorrei parlare dopo la pubblicità di due cose, proprio far conoscenza, perché tanto so che lei le sa perché è bravissima, le caratteristiche organolettiche del prodotto olio, perché poi lei è stato presidente Federdop, quindi a livello nazionale ne conosce le differenze, sì, eccetera, quindi ne approfittiamo anche di questa sua diamo delle nozioni, ecco, esatto, e anche salutistiche, perché c'è l'errata conoscenza, diciamo, che un olio più profumato, più aromatico, tipo la coratina, no, che è forte, sì, più fa bene, se invece un olio è più leggero, più delicato, eccetera, meno agisce a livello di salute, eccetera. Quindi questo è un aspetto. L'altro che affrontiamo sempre dopo la pubblicità, così abbiamo tempo, è la raccolta delle olive. Lei ne ha accennato. C'è ancora in molti la credenza, lei ci dirà vera, falsa o meno, che le olive vengono raccolte da terra, dalle reti, anche perché tante volte si vedono reti per terra. Come avviene la raccolta in tempi moderni, la molitura, quindi le strategie moderne di produzione dell'olio, quindi questo è un altro aspetto importante che interessa un po' meccanica. Tutti. E allora ne parliamo, pubblicità, poi torniamo insieme. Volentieri.